tipicità sarebbe fare così, scusami se lo faccio io, lo arrotoli dentro, che si bagna la crosta di pane, vedi, e poi ti trovi Oula. Tutto il condimento, e quello lo questa mangi, è la pignatta, ragazzi. Sì. È un piatto tipicissimo, nel senso che proprio davvero sei oltre le, oltre le cose tipiche del posto. Però più tipico a Matera non c'è. Ah, forse sai, l'unica cosa più tipica che puoi trovare, che oggi non ce l'ho, è la crapiata. Una zuppa simile, però tutta fatta di orzo e legumi. Crapiata, crapiata. È una zuppa ancora più tipica, che è fatta proprio povera, tutta orzo, legumi, grano, però fa. Cioè, io speravo facesse più caldo. Certo. Non ci stava, no, questa zuppa invece. Grazie, grazie.